giorno, sono le 6:30 del mattino e questa è la situazione fuori dal mio terrazzo. Aiuto, sta continuando a nevicare. È una cosa meravigliosa. Guardate quanta. Ta-da! Oddio, guardate che meraviglia! Allora, siamo scesi in cortile. C'è freddissimo, sta però nevicando un pochino, ma è stupendo, è bellissimo. Ma guardate qui, è bellissimo. Mamma, che vento! Siamo andati in giro, abbiamo fatto giocare Tommaso, credo abbia avuto un principio di congelamento, quindi siamo rientrati perché poi non voleva i guanti, siamo tornati a casa, abbiamo giocato con la neve sul terrazzo e adesso lui sta facendo merenda e adesso preparo anche un toast per noi perché ci siamo svegliati alle 6 e nonostante la tazza di cioccolata stiamo morendo di fame, la montagna mette fame, quindi ora accendo la tostiera. Anche se devo dire che preferisco la padella, non c'è niente da fare. Ho comprato una tostiera da Lidl, ma preferisco la padella. E poi faccio la torta. Ovviamente non la faccio la torta, poi inforno la torta perché ho comprato questa sabato. Soffice yogurt con gocce di cioccolato bianco. Questo non l'avevo. Oggi sto provando questa salsa, dovrebbe essere tra virgolette pronta, quindi datterini con il basilico. Certo che se uno non accende la fiamma, io ho voglia di aspettare che il sugo bollisse. Bollisse è giusto, vero? Col verbo bollire mi viene sempre l'angoscia di sbagliare. Comunque, aspettavo, aspettavo, ma non avendo acceso la fiamma sotto, cosa aspettavo? Boh. Comunque, la torta l'ho fatta. È buonissima. Cioè, possiamo dire tutto a cameo, però le torte sono buonissime. Sono perfette per le persone pigre. Che bello quando sei a casa con il tuo splendido gioiello e le scuole sono chiuse anche oggi. Che finezza. Tra l'altro, mentre Daniel Tiger canta, io sono seduta sulla poltroncina di Ikea che ho nella camera di. Non mi guardare così. Nella camera di Tommaso. Abbiamo disfatto. Dicevo, ho disfatto il letto per la millesima volta, cioè lo faccio tutti i giorni perché bagno il letto tutte le mattine. Perché Stasco porta ancora il pannolino, ma siccome prende freddo perché è sempre scoperto, allora evidentemente prende freddo e fa una pipì esagerata, insomma. Ta-tan! Quindi, se non avessi l'asciugatrice, non so come farei, ma metto lenzuola e coprimaterà. Senza asciugatrice, non so veramente come farei, come avrei fatto. Perché dicevo, devo cambiare. Sto cambiando e lavando le lenzuola tutti i giorni. Più il coprimaterà. Ecco qua, obbligata a uscire. Vabbè, guardate cosa ha appena combinato. Sei scivolata. Scivolato sul ghiaccio. Allora, abbiamo appena rischiato. Siamo sul terrazzo. La neve ormai si è praticamente sciolta. Quindi rimane il ghiaccio che è vagamente pericoloso. E lui vuole solo che chiaramente non sa che sul ghiaccio si scivola. E allora siamo un po' combattuti perché non è più neve, ma sono la stronida. No, Tommaso, non sono palle di neve. Il ghiaccio è molto pesante. Dopo una rovinosa caduta all'indietro sul ghiaccio, siamo rientrati a casa e allora mamma ha pensato ad un'attività per cui la Montessori sarebbe incredibilmente fiera di me. Ho portato il ghiaccio in casa. Vero Tommaso? Eh sì. Cosa stai facendo?
Sto colorando. Stai colorando il ghiaccio? Con quali colori? La risposta era di mille colori, ma si è interrotta la storia. In 2 secondi siamo passati a fare le impronte, quindi credo che tutto andrà in vacca. Il gioco è durato 15 secondi. Allora, noi stiamo pranzando. Non avevo assolutamente niente da mangiare e quindi ho rimediato con una pasta con i ceci, dei fagiolini avanzati da ieri e mantecata con la robiola, l'unica cosa che avessi in frigo, per cui ce la siamo cavata così ed era anche molto buono. Qui c'è qualcuno che sta combinando dei disastri incredibili. Volevo dirvi che su Audible è uscito Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Intanto mi sto perdendo i tulipani. Speriamo che da Lidl non li abbiano ancora portati. Questi sono quelli della settimana scorsa. Grazie Tommaso, grazie per la colonna sonora, che ormai stanno invecchiando. Oggi storie a manetta. Si vede che non posso neanche riposare. Adesso mi rimetto a fare il letto. Comunque il coprimaterasso Ikea è fighissimo, meno male che c'è. E ricominciamo a rifare il letto, yeah!